bene, allora cominciamo questo momento importante per la nostra parrocchia, perché intanto ci ricorda qualcuno che ha dato tanto alla nostra parrocchia e poi ci ricorda anche che comunque quello che si fa per la parrocchia, poi chi semina raccoglie, non sempre raccoglie chi semina, e come dire, fate passare anche qua davanti, passa davanti, non sapevo che fosse la strada. E come dicevo prima, chi semina non sempre raccoglie, però sono fortunati quelli che vengono dopo. Quindi io ho sempre detto una cosa e continuerò a dirla, che io sono stato sempre fortunato ad essere scelto dal vescovo Morosini per diventare il parroco di Lazzaro, perché intanto raccolgo l'eredità di Don Mimmo Cartella e non è facile gestire questa eredità dopo 6 anni. Però, con Don Mimmo si deve una bella amicizia, quindi. Però dall'altra parte raccolgo l'eredità di tanti altri sacerdoti che si sono spesi per la parrocchia di Lazzaro, per la comunità di Lazzaro, e tra questi il nostro Don Mimmo Marino. Una persona a cui io sono molto legato, perché in tempi non sospetti ero diacono a Litria per 1 anno, quindi poi vi racconto come mi ha accolto, il fratello già lo sa. Però c'è, ecco, quello che noi oggi facciamo come comunità parrocchiale è, lo facciamo non perché abbiamo bisogno di valorizzare la figura di Don Mimmo Marino, anche perché, come mi diceva qualcuno, Don Mimmo Marino può muore da sopra, sta dicendo: ma che state facendo? Sicuramente. No, perché la comunità parrocchiale vuole dire grazie a lui. Noi non lo stiamo facendo per lui, lo stiamo facendo per noi. Lui non ha bisogno di questo. Abbiamo bisogno noi di ricordare quello che lui ha fatto. E devo ringraziare molto il Consiglio Pastorale che mi ha dato la possibilità e mi ha detto subito di sì per quest'idea che io avevo da un bel po' di tempo e che ogni tanto dicevo, però l'ultima volta invece l'ho detto in un modo ufficiale. E abbiamo approfittato anche della ricorrenza della sua nascita in cielo di questo 16 giugno, sono 9 anni dalla morte, però ecco, le persone non ci lasciano perché i ricordi continuano a farci risentire sempre presenti, e poi tutto quello che hanno fatto, specialmente anche Don Mimmo con il suo essere sacerdote e parroco in mezzo a noi, ci ricorda, ancora si raccolgono i frutti di tutto quello che ha fatto, no? Il gruppo famiglie, qualcuno mi dice, no? Che è stato portato avanti da lui, ma tante altre belle cose. Quindi noi ringraziamo il Signore per avercelo fatto incontrare, perché è quello che noi dobbiamo fare, solo grazie. Non abbiamo bisogno di fare chissà che cosa, quindi anche l'intitolazione di questi locali, che è stata anche una sua intuizione all'inizio, lui non li ha visti mai, perché poi lui se n'è andato e i locali poi sono stati costruiti dopo, però lui ha avuto l'intuizione di, con Gaetano, il garage, tutte queste cose qua, quindi non è altro che una continuazione di quello che ha fatto lui all'inizio. E allora oggi noi diciamo solo grazie per quello che lui ha fatto e che continua a fare nella nostra vita, perché è inutile dire, è sempre presente,
E quindi, e questa è la cosa bella, mai, mai dimenticarsi, mai, mai, perché le persone che ci hanno voluto bene e che ci vogliono ancora tuttora bene e che si spendono proprio per noi, tracciano qualcosa nel nostro cuore, nel nostro, nella nostra memoria, ed è la cosa più bella. Quindi noi, ripeto, oggi diciamo solo grazie. Poi dico grazie anche ai familiari che hanno accolto con gioia questa cosa. Potevamo non accoglierla. Va bene, allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Padre, che ci guida e ci sostiene nella pazienza e nella carità di Cristo, sia con tutti voi. La Chiesa parrocchiale, casa di Dio in mezzo alle case degli uomini, è il cuore della comunità. Fra essa e il quartiere c'è l'occasione di un fecondo scambio religioso e sociale in vista dell'evangelizzazione e della diaconia di carità. In questa trama di relazioni si inserisce questa intitolazione del Salone Lavandata Don Mimmo Marino che stiamo per inaugurare con la benedizione del Signore. Andiamo direttamente alla benedizione, che tanto poi tutto quello che concerne preghiera dei fedeli, Padre Nostro, noi lo diremo durante la messa. Quindi noi ora benediciamo la targa che ricorda questo momento e poi continueremo con la Santa Messa, che penso che sia la cosa più bella che noi possiamo fare. Noi potremmo fare tutto quello che vogliamo, ma la Messa, l'Eucarestia, il rendimento di grazie è proprio il ringraziamento più grande che noi possiamo fare. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, oh Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci hai innestati in Cristo vera vite e ci hai fatto membra del tuo corpo che è la Chiesa. Tu, Pastore eterno, doni al popolo cristiano per le mani dei tuoi ministri i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucarestia, fulcro di ogni edificazione comunitaria. Fa che alla scuola del tuo Figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questi locali a servizio della nostra parrocchia e rendili punto di riferimento e di incontro fra i vicini e i lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Ora io chiamerei due per togliere il velo e scelgo così il signor Demetrio. Venite. E il signor Enzo. Capisci su chi tu andavi da fare? Ecco, tirate la e poi io la benedico. Uno, due. Di questo mio fratello di Don Mimmo,
più grande di me. Io lo ricordo nitidamente. Era un bambino vivacissimo, insopportabile per certi versi, per quanto fosse vivace, per quanto era prepotente con i suoi compagni, con i suoi... voleva ottenere ciò che lui desiderava, tutti gli altri. La mia mamma, la nostra mamma, che allora possiamo dire era sola, non sola nel senso, era sola nel senso che mio papà era in guerra. Mio papà mancò da casa dal 37 al 45, veniva saltuariamente a casa per pochi giorni e noi non lo vedevamo. A noi tutti mancava il papà, mancava il padre, noi bambini. E poi a distanza di tempo noi giustificavamo questa vivacità di un bambino, perché sentiva la mancanza del padre, sentiva la mancanza del riferimento, anche se la nostra famiglia era grande, c'era il nostro nonno materno che suppliva quasi in tutto, consapevole di questa mancanza mio padre, mio nonno era sempre presente a casa nostra e per certi versi suppliva questa mancanza del padre. Quando nel 45 tornò mio padre dalla guerra, dormimmo, cambiò atteggiamento e lì abbiamo capito poi che questo era il discorso che aveva, cioè la sofferenza che aveva. Ecco, io non sento di più altro, vi ho voluto raccontare questa storia perché voi comprendiate veramente il suo percorso, interamente insomma, no? E capire quanti sacrifici ha fatto questo ragazzo, lo chiamavamo noi, no? Perché poi tra l'altro lui era di statura da piccolina, quindi lo chiamavamo questo ragazzo, proprio per questo. Quanti sacrifici ha fatti e quanto questo, no, ha inciso anche sulla sua formazione sacerdotale, sulla sua esperienza, che poi ha portato a tutti i fedeli. Io voglio ringraziarvi di cuore veramente, ringraziarvi con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutto me stesso, con tutti noi stessi, dice mia moglie, mia cognata, miei nipoti, tutti quanti quelli che siamo, la famiglia più presente, perché ancora il ricordo di questo nostro fratello è vivissimo e poi è vivissimo anche in voi per quello che è vero e noi di questo vi ringraziamo, ve ne siamo grati finché vivremo di questo aspetto. Grazie, grazie di cuore.